La battaglia di Cannae è entrata nella storia come il più classico esempio di accerchiamento realizzato attraverso un avvolgimento sui due fianchi. Questo però non è del tutto vero. Se l'esercito romano, come sostengono le fonti, era molto superiore di numero rispetto ai cartaginesi, allora questa manovra è impossibile persino da simulare. In realtà si trattò di uno scontro in cui un esercito meglio bilanciato, con il 20% di cavalleria, prevalse su un esercito più grosso, ma sbilanciato, in cui la cavalleria non costituiva neppure il 10%. Fu dunque una vittoria della cavalleria, come avevano previsto sia il console Lucio Emilio Paolo, che avrebbe voluto evitare la battaglia, sia Annibale, consapevole che proprio quello era il suo vantaggio. I comandanti schierarono le truppe come si faceva sempre all'epoca, con la fanteria al centro e la cavalleria sulle ali. Si usava così perché la cavalleria occupava molto terreno e aveva bisogno di spazio per manovrare, e anche perché in questo modo la fanteria poteva avanzare senza essere attaccata sui fianchi. Per i romani in realtà la loro cavalleria poteva anche essere battuta. L'importante era che tenesse impegnata la cavalleria nemica abbastanza a lungo da permettere ai legionari di vincere la battaglia. Annibale però aveva altri progetti. Secondo Polibio, Annibale, che comandava personalmente al centro, diede alla sua linea una forma convessa, spingendo più avanti gli iberici e i galli affinché fossero loro a reggere il primo urto. In realtà non bisogna fare troppo affidamento su questa notizia. Se si considera che lo schieramento romano era lungo almeno quanto quello cartaginese, le ali romane, non trovando nessuno di fronte, sarebbero avanzate più velocemente, iniziando ad accerchiare l'intera linea di Annibale. In realtà avvenne proprio il contrario. La battaglia, come sempre avveniva, cominciò da entrambe le parti con la fanteria leggera, che avanzava scagliando contro il nemico giavellotti, frecce e pietre. L'armamento di queste unità era più o meno simile. I romani avevano perfino dei frombolieri delle Baleari, regalo di Gerone di Siracusa, del tutto simili a quelli di Annibale. Nel frattempo la fanteria pesante aspettava immobile l'ordine d'attacco, serrando i ranghi e proteggendosi con gli scudi da pietre e giavellotti. Emilio Paolo, però, ben riconoscibile in mezzo ai cavalleggeri della sua guardia, fu colpito in faccia da una pietra. Anche se ferito, rimase al suo posto, senza nemmeno smontare da cavallo. La battaglia entrò nel vivo quando la cavalleria iberica e gallica caricò la cavalleria romana che aveva di fronte. Lo scontro si trasformò presto in una mischia feroce, perché lo spazio era poco, chiuso da un lato dal fiume e dall'altro dalla massa della fanteria. Sull'altra ala, intanto, la cavalleria numida attaccava gli italici comandati da Varrone. Lo scontro qui non fu altrettanto sanguinoso, perché i numidi si tenevano a distanza, lanciando giavellotti e ritirandosi quando la cavalleria avversaria caricava. Nel frattempo, anche la fanteria era arrivata al corpo a corpo. Al centro i romani, giunti a distanza di tiro dagli iberici e dai galli, fecero partire la solita mortale salva di giavellotti e poi caricarono. Può darsi che iberici e galli, più indisciplinati e irruenti, siano corsi incontro al nemico, mentre la fanteria africana, schierata alle ali, rimaneva ferma obbedendo agli ordini. A sua volta il centro romano, sicuro di sé contro quei nemici male armati, è probabile che abbia accelerato il passo, mentre le ali, costrette a fronteggiare i veterani di Annibale, rallentarono. I romani non avevano una grande opinione dei galli, e i fatti l'avrebbero poi sempre confermata. Individualmente erano coraggiosissimi, ma subivano troppe perdite, e quando lo slancio iniziale si esauriva, diventavano meno efficaci. Perciò il centro della linea romana cominciò a guadagnare terreno. Anzi, secondo Polibio, finì addirittura per sfondare. E solo a questo punto i legionari entrarono a contatto con la bene armata fanteria africana. Quello che accadde qui rappresenta l'aspetto più difficile da capire dell'intera battaglia. Secondo Polibio, la fanteria romana si era ingolfata convergendo verso il centro, all'inseguimento dei galli in rotta, e in questo modo si trovò stretta tra i contingenti africani sui due lati.
Secondo Livio, gli africani riuscirono addirittura a circondare completamente la fanteria romana. Ma uno scenario di questo genere è altamente improbabile. Gli africani non arrivavano neppure a 15.000 uomini, per cui non avrebbero mai potuto circondarne 80.000. Anche l'idea che la massa delle legioni romane e dei contingenti italici, 16 grandi formazioni, con un fronte lungo almeno quanto quello nemico, se non di più, abbia potuto convergere tutta verso il centro, fino a farsi sovrastare e avvolgere su entrambi i fianchi, è assurda. È fisicamente impossibile.